Ehi, hey, tu che stai guardando questo video, ancora prima di iniziarlo ti voglio ricordare di mettere il codice LOLLOCHEF nello shop, funziona in tutti gli altri giochi Supercell e sul Supercell Store e aumenta la tua possibilità di cucinare del 100%. Let's go! Ragazzuoli, eccoci qui, tornati su Brawl Stars. Abbiamo davanti noi un bellissimo Clancy grado 35 e i ragazzi di Twitch che stanno scrivendo Aragosta non per Clancy ma per me, che sono ancora scottato, sono andato al mare, sono venuto in Liguria, bellissimo. Vi ricordo che se volete venire in live le faccio all'1:30 di pomeriggio e alle 8:30 di sera ogni giorno tranne il sabato. Siamo qui riuniti tutti quanti per una cosa molto molto ma molto ma molto importante. Io ve l'ho promesso ragazzi e vi giuro su quello che volete che ci riuscirò. Dobbiamo entrare nella top 200 italiana e in questo momento siamo nella top 600. Abbiamo 72.238 coppe molto precise. Abbiamo Jessie che sta dicendo di lasciarmi cucinare. Dobbiamo salire ragazzi. Dobbiamo trovare una strategia per fare 6.000 coppe. Con 6.000 coppe siamo precisamente nella top Italia. L'ultima volta in 2 giorni abbiamo fatto 3.000 coppe. Se ci mettiamo giù di impegno, secondo me si può fare nel giro di magari una settimana e mezzo, perché comunque siamo a tante coppe. I brawler più bassi che ho ora sono tipo 850-900. Quindi salve, buongiorno. Ecco. Buongiorno carissimo, com'è? Tutto bene, te come stai? Bene, bene, bene. Vabbè, oggi non pusherei sicuramente niente di così estremo. Farei un po' di brawler da 800-900, un po' vecchio stile come facevamo qualche giorno fa, per spingere di brutto, fare un po' di coppe a stecca. Sei d'accordo con me? Perfetto. Hai qualcuno da invitare oppure aspettiamo? C'è Laura. Ok, ma è già qua? No, io dovrò passare un attimo il codice. Ok, vai. Allora, abbiamo un po' di opzioni. Io andrei o in dominio, che c'è Locanda delle Miss... Poi c'è Fauci del Drago in KO oppure Foot Brawl. Foot Brawl però è una buona mappa oggi, potremmo sfruttarla a nostro vantaggio. Io andrò con Mr. P, poi se non funziona lo cambio. Però secondo me da 800-900 coppe dovremmo andare abbastanza lisci, che ormai li cuciniamo tutti, Alex. Devo anche usare un po' di più sta skin qui che non l'ho apprezzata al massimo. La skin Mr. P Dragon Fruit. Primo game del giorno con Mr. P, prima di GTA 6. Buonissima. Già sono chiusi in base. Già. Aspetta che questo posso far così, gli do un botto fastidio. Quel colt è l'unico che sta dando un po' di speranza a quel team. Ok, 64 di vita. Uno stack di vita. Mettiamo giù i pinguinozzi. Anzi, i frutti, perché ormai si parla di frutti qua. No, qua secondo me un wall breaker è fondamentale avercelo sempre, perché li stiamo letteralmente spawn killando da tipo 2 minuti. Basta. Ok, finalmente. Ok. O facciamo gol così oppure mettiamo un wall breaker, che secondo me è la cosa migliore. Un rompitore di muri tradotto in italiano. Bellissima sta ulti, Rico. La ulti, top 3 ulti. Vai Laura. Oh, comunque LOL, devo dire GG per il 35 di ieri, Grazie brother. Ma sai che ti dirò, non è stato così complicato farlo. Vabbè, lasciando stare tutte le snipe che ci sono state, ma è veramente forte Clancy. Cioè non ha senso. Alla fine tu sei riuscito a battere la win streak? Ho fatto 66 di win streak alla fine. Porca vacca. Assieme noi cos'è che... Noi abbiamo fatto 77 mi sa. Sì, tipo una cosa del genere. Follia. Quasi pareggiata. Ma perché eravamo arrivati a 900 se non sbaglio. Se non addirittura un po' di più. Invece Penny Dorata ce l'ha qualcuno? Il mio migliore amico. For real? Sì. Grande. Era main Penny, poi è diventato main Mr. P, adesso è main Grey. Sempre avuto un po' dei pick strani, esotici. E mi sa che ce li ha tutti e tre oro, tranne Grey che ce l'ha solo argento, ma perché? Adesso le risorse sono troppo importanti. Una volta ti maxavi l'account straiso. No, quello sta andando a togliermi il porter dei pinguini, Quella era mirata, zio. Cioè, quello è uscito dalla porta per andare a togliermi il porter, porco zio. GG! Non riesco a battere le maniche, ieri, mentre mi allenavo di notte... Ho fatto una trazione di troppo e mi è esploso un... Com'è che si chiamano quelli sulle mani? Callo? Mi è esploso un callo sulle mani. Ehi! Ti ho visto che non ti sei iscritto al canale e soprattutto, mannaggia te, bevi i tuoi 2 litri d'acqua al giorno, che ti fanno bene per la tua salute, mi raccomando. E non mi pagano per dirvelo, non ho l'etichetta. Ok. I'm still standing. Mi è piaciuta quella Jackie che ha visto il mio pinguino, l'ha tirato giù e poi ha deciso di attaccare comunque l'aria, perché magari il pinguino, non lo so, ha lasciato un'aura e... Vabbè. Qua si poteva fare poco o nulla. Cerchiamo solo di non far avanzare troppo quel Frank. Ok. Ora o mai più? Porca vacca, questa è ripartita, lo sapevo. Ok. Passa, ok. Bravo, senza neanche usare la ulti, tanta roba. Mappa abbastanza open, ci va in vantaggio. Posto. Eccoci qua.
Bravo Alex. Leon l'hai beccato anche tu come avversario. Penso sia il nome più usato su Brawl Stars, Leon. Sinceramente, l'ho visto nei bot, l'ho visto nei bot che però non erano bot, l'ho visto un po' troppe volte. Nei bot che non erano bot. Gente che non sa giocare. Ma più che altro perché Leon nel 2018-2019 dicevano che se lo mettevi come nome trovavi Leon nelle casse di Brawl Stars, ma non era ovviamente vero. Come anche Tomar 753 e tante altre cose. Cos'è che c'era anche di nomi? Vabbè, RZM, Pizza, God, mettevano sempre. E lo vedo ancora tutt'oggi. RZM è sempre stato un grande. No. Dai. Vabbè. Ci credo. Devo lasciare sulla palla. Vai Mortis, cantagliene 4. Va troppo veloce quello, Oh no. Vai Pinguino. Vabbè, va dritto. Ah, già. Porta l'ora aperta, giusto. Overdrive della tipa lì. Stai attenta. Sì. Ah, ho capito, Alex. GG. Si gode. Mr. P, fatto 900. Vai. Ti posso fare dopo un qualcosa che è un pochettino più efficace di Mr. P, magari. Posso mettere Stu. Però ti dirò, mi sa che metto la seconda Star Power. Faccio dei dash incredibili e scappo da Frank. Ai ai ai. Grande Laura. No, mi ha annullato tutto. Ah. E là. Che range c'ha? Un botto Otis. Ma è lunghissimo il range di Otis. Porca vacca. Dai, perché devono usare il gadget quando non riescono a colpire i colpi? Incredibile. Vai Alex. No. Non ce la faccio. Peccato. Quello là l'hai però. Quest'altro. Ma insomma. Ok. Perfetto. Dai, cerchiamo di passarci la palla, dai. Stiamo trollando. Sì, per quello. Abbiamo toppato due gol che erano veramente imbarazzanti. Non voglio dire, ma qua la nostra carriera su Brawl Stars è finita, mi sa. No, ho trollato quello che volevo fare completamente. Di un tile non sono riuscito a superare con la Bibi. Vado verso Bibi, io. Tenga. Totalmente emote innecessaria, però. La Bibi si è arresa. Ma... ha switchato istantaneamente al coso per mutare la persona. GG. Questo è il game. Così poi posso festeggiare e fare uno shoppino. Sì, devo aprire le casse. Anche se ho trovato tutto. Perché ho il dubbio di non aver trovato una skin. Quale? Ecco. Allora, tu le sai, le conosci tutte le skin. Che in caso le possiamo guardare assieme. Perché ho trovato due Shelly. Dynamite, Brock. Ce n'erano altre. La Rico, quell'altra Recolor. Vabbè, le Recolor ce le ho tutte di Rico. Anche quella Brigate Rosse. Ok. Poi... oh, che passaggio. Hai visto? Rock, Rico, due Shelly. Poi l'altra skin che si vedono trovato è quella là normale. Che poi anche... che avevi già preso con il bling. Cioè, con il gem, ho lanciato tutto. Niente, uno tricolo. Poi dicono Bull. Ah, il recolor di Bull Vikingo, è vero. Devo vedere se c'ho quella. Brigate Rosse, si chiama Rico Brigate Rosse, ve lo giuro. Vabbè, sì, mi sembra un po' esagerato adesso. Ok. Buona. Allora, fammi vedere se ho la skin, quella di Bull. Bull Vikingo Recolor sarebbe. Sì, saranno due skin di Bull. Io ho Bull il Norreno e poi ho Bull Vikingo. Ecco, esatto. Bull il Norreno, eccola. Ok, lì. Quindi vuol dire che le ho trovate tutte. Penso anche il Frank ce l'hai, no? Sì. La Recolor del Cavernicolo, ecco appunto. No, ce l'hai cosa tutte. Posso trovare in una cassa? Cioè, a sto punto non sono risorse. Sono le gemme la cosa più utile che puoi trovare. Allora, qua ragazzi, ludopatia estrema. 79 gemme per trovare 100 gemme in una cassa. Tre oggetti rimasti. In realtà gli skip non sono importanti. Posso trovarne anche 200 di gemme. Abbiamo confermato che è una cosa fattibile. Anzi, se ne possono trovare anche 300 di gemme. 121 bling. Tre gemme. Per ora non siamo rientrati nell'investimento, ragazzi. Siamo a 3 gemme. Quindi siamo a 97 in perdita. No, cos'è che era? 76 in perdita. Seconda cassa. Tre skip. Buono, 1107 monete però, Succosissimo. Quanto raddoppia exp?
Quanti tra di questi? Ah, 37 bling. Niente, siamo andati in perdita, ragazzi. Incredibile. Potrei mettermi Bull, che lo riporto a 900, che l'ho droppato un pochettino l'altra settimana. E poi posso mettermi Brock. Poi dopo vediamo. Non so mai se tenermi il gear del gadget extra o il gear della velocità nei cespugli, perché qua faceva davvero la svolta. Che grande. Facile. Alex ha lanciato una ulti che non se n'è reso conto, ma era tipo perfetta per snickare dal lato sinistro. Però l'ho metto io. Oh, aiuto. No, ai. Come cacchio mi ha preso da là in fondo? Auto aim. Ah, ok, Laura. No problem. GG. Mamma mia, Bull è troppo bello. Vedi, tipo qua con il gear dei cespugli avevo fatto già gol. No, mi ha tolto i cespugli, mannaggia te, ti auguro il peggio, te lo giuro, Ambra. GG. Graplocked. Oddio, Graplocked è bellissimo. Sai cos'è Graplocked, Alex? No. Davvero? C'è qualcuno in chat che sa cos'è Graplocked? Solo uno che si chiama Graplocked poteva giocare con... ok, lo sapete. I miei fratelli. Comunque è un Pokémon, è tipo un polipo, bellissimo. Polipo blu. Io non ho mai visto nemmeno Pokémon. Neanche giocato mai a Pokémon? Neanche. Oh, hell nah, Jigsaw. Da oggi disconosco Alex. Per mia scusa è che ho cresciuto con una televisione ucraina. E non c'è Pokémon? Ah, beh, è vero. Ci sta, sei scusato Alex, sei scusato. Puoi sempre riprendere dopo. Tre brawler da portare per forza a 25. Adesso come adesso, Barley con l'overdrive se lo hai. Sicuramente Frank che è rotto. Surge abbastanza forte con tutti questi Frank e tutti questi tank. Clancy se ce l'hai è il brawler più rotto del gioco. GG. Un po' sofferta sta partita, mamma mia, però buona. Lily, mamma mia, non ce la faccio più a trovare tutti sti cacchi di tank. Più che altro con Brock fai una fatica incredibile. No, l'ha parato, non ci credo. Scusa Laura, se ti ho lanciato quel Mortis. Ui. Grande Laura. Ah, quasi. Dovresti farcela, Alec. Usa anche la ulti se serve. Bravo. Sì. Intanto eravamo già 1-0. It's go time. We are low key cooking. Giù, ok, basta. No. Scherzo. Meno male che c'è Laura mutata, sennò secondo me qua partiva il bestemmione. Non so perché, ma proprio questo presentimento. Quella emote mi ha fatto capire che mi sa che avevo ragione. Eccoci qua. Con me non funziona però. Ma me l'ha fatto due volte, non uno. Ho visto, ora li ha finiti però. GG's. Ultimo game. It's go time. Vai Laura Hyper. Brava Laura Hyper. Laura Hyper. L'altro giorno c'avevo il cervello che non andava e continuavo a chiamare i miei compagni con il nome in game. Forse ero con te, Alex. Sì, no, che chiamavo Marley. Com'è che lo chiamavo? Il suo cacchio di nome che si è messo, stranissimo. Non mi ricordo qual è il nome. Sono quel nome nuovo. Strano. Padre Bibbia, ecco. E non riuscivo a chiamarlo Marley. Mi veniva Padre Re Bibbia. Facile. Ultimo game. Cucinati al massimo delle mie potenzialità. Ok. Ora possiamo fare Piper, così Mandy è contenta. Poi vedere Piper nella, come quart'ultimo brawler, c'è Alex che si sta già mettendo le mani nei capelli. Infatti. Imboscata o in forma? Piper la possiamo fare in Brawl Ball, dai. Cosa? Dai. L'Hyper spacchi pure. Facile, dici, veloce. Gioca anche lei Mandy in Brawl. Allora, come facciamo va? Un game e vediamo come funziona, come va a finire. Se va a finire male, Alex, io metto KO, te lo dico. Vuoi vedere che abbiamo fatto la comp della vita? Già che hai contro Frank, ti puoi caricare la ulti a stecca, secondo me. Io non so usare Piper, comunque. Ho battuto Alex in una 1v1 con Piper, ma non so usare Piper. No, non mi hai battuto con Piper. Non avevamo iniziato con Piper. Io mi ricordo che ne ho vinte 3 di fila e poi tu ne hai vinte 4 di fila, zio Pera. L'ho messo tipo la quarta o quinta. Ah, allora no. Pensavo di sì. Potevo avere questo vante, invece no. Buona, la loro porta è scomparsa. Ah, l'avevo messo per recuperare. Sì, stiamo vincendo veramente con Mandy, Piper e Ambra in Brawl Ball. No, mi ha preso. GG. Pensavo puntasse a Laura.
Non mi ha tirato. Porca vacca. Ta-ta-ra-ra-ra. Ho un po' poca vita. Però mi sono quasi rifatto l'overdrive. Ok, Alex. No, dai. Oh, troppo vicino quel giampino. Comunque capisci okay. Che è cucinata Piper come brawler, nel senso che è troppo forte quando è forte anche nelle mappe chiuse. Ma due spaccature è già diventa tutto aperto, il mid tutto aperto. GG. Comunque funziona sta cosa, incredibile. Ed è anche più veloce di KO, Laura. Ma è difficilissimo con Mandy. Aspetta, Alex, posso farti una domanda strana, bro? Domanda strana, vai. Mi si sente bene, sì? O mi si sente un po'... Mi stai parlando con un tubo davanti? No, niente, stavo provando un nuovo filtro della voce. Un po' realistico, molto realistico. Si chiama tubo. Non ho visto, ce l'hai davanti. No, non vale. Ok, Alex, scusa. Davvero non era necessario, Eri quasi lì il Colt, Boh. Mi sa che qua non gli è partita, bro. Non gli è partita la parata. No, non... Dai, come fai a dire che... Cioè, tu mi stai dicendo, per te, Laura, KO è meglio di questa modalità che stiamo giocando in questo momento. No, no, questo no. Ah, ok. No, bro, siamo contro il dottor Bavaro. Casualmente con un brawl... Vabbè, no. Allora. Dai. Non ho detto niente. Non ho letto... Ho detto casualmente con un brawler e non ho detto niente. State assumendo cose che non dovreste assumere. Vabbè. This is crazy. Mi sa che l'abbiamo un po' devastato, ragazzi. Non voglio dire, ma... Non voglio dire. Vabbè, l'abbiamo cucinato. Dai, contro Clancy. Let's go, siamo contro Lollo Lacustre nelle sue condizioni dopo essere tornato dalla Liguria. Ehi, che quel Colt! Già lo sai cosa devi fare, Alex. Tirare dritto, esatto. Il quarto qua. Abbiamo cucinato Clancy, Sì. Sì. Ultimo game. Vai. Il team SK famiglia non c'è più. Sì, ma come lo butto giù? Non puoi. Io una testa mia sta palla, va. Guardali, poi letteralmente non sanno giocare, tirano dritto e basta, cioè questa è la loro abilità principale in sto gioco. Tirare dritto. Se esci ti ho la friend. Devo dire, se esci di casa, allora mi sa che non avrò mai la tua friend, bro. Che god. Perfetto. GG, 900 coppe. Fatta, ok. Vai. Cosa ti manca? No, sbagliato, scusa. Mi sa che sei un po' confusa. Sono andato un po' avanti. È contro Tearless Raptor. È lui. Non so se gioca a Brawl Stars. Gioca a Brawl Stars Tearless Raptor, raga. Fett. No, ok. Secondo me sì, è lui. Ok. Anche questa partita è durata 20 secondi. Ah, ci gioca, ok. Ha 67k, vuoi vedere che era lui davvero? Non ci credo. Mi sa che era Tearless Raptor davvero. Buona. Ok, Max. Mai fatta così velocemente un brawler. Madre mia. Ok. Pocho, Frank e... Zarnobil con Bea. Aiuto. Niente. Sono andato giù dalla Bea. Va bene. Arrivo. Mi ha sciolto. Come ogni Frank, d'altronde. Dai, c'ha la cacchio di riff aggressivo. Gli auguro il peggio. Grazie. Ti ha fatto un favore. Esatto.
che... Totalmente innecessario, però vabbè. Vai. Che fai tossichello, guarda te. Non era il tossichello, ho semplicemente detto a quel Frank di stare cortesemente in silenzio. Vai, ultimo game, troviamo contro Cristiano Ronaldo. Oh, sta spinnando, un LLE. Cos'è, Laura? L'hanno fatto davvero, Laura Lollo Lena. GG. Sì, sai qua forse potrei cambiare anche il gadget. Lo slow è crazy. Oh, LL. LL Darrell, con la imo del cucinare. Mi fratello. Grazie, Darrell. C'è Darrell, è un posto. Va giù. Il bello che alcune volte sento il suono della ulti, ma non è partita la ulti. Non mi ha lanciato la ulti, sennò. Comunque quello è il problema di ping, mi sa. Tipo ora a me non ha lanciato neanche una borraccetta per terra, ma mi ha sprecato la ulti. Quel Rico è saltato fuori dal nulla, by the way. Devo mettere il gadget dell'altro. Sì, posso lo slow. Sì, contro questi no skill qua che tirano dritto, non tirano più dritto, you know what I'm saying? Buono. Facile. Un comeback leggendario. Laura ha fatto 900, Alex è l'ultimo. Sì. Però non so cosa mettere. Vabbè, metto una bella. Sì. Il problema è che ce l'ho al 10. Va bene lo stesso, Laura, vai tranquilla. Col tubo. Oh, ma è comodissimo sto tubo per appoggiare le braccia. Porco zio, ho trovato il mio nuovo appoggio. Un tubo. Zio, sai cosa dovrei fare? Un tubo e lo chiudo alle estremità e dentro ci metto l'acqua ghiacciata. Di notte lo metto in frigo e ci metto poi sopra le mani quando streamo. Così mi rinfresco. I polsi, sai che parte da lì. Geniale come cosa. Fare il tuo pipo quando me l'hai mandato ieri. Uguale. Non ho mai fatto questa cosa. Te lo giuro, Ante, non ho mai fatto questa cosa in vita mia. Brava Laura Hyper. Dai. Mi ho buttato in tutto. Zio, non in tre eravamo lì a spararli praticamente. No. Ok. Macchiozza gigante viola e via. E via! Ultimo game anche per Barley. Let's go, Ski. Niente. Va bene Colette, ci siamo capiti. Comunque Barley più bel contro sti tank, li proprio li sciogliamo full. Sono scomparsi i cespugli. Non so che giardiniere. Lollo il giardiniere, altro che. No, stavo trollando. Sono qua da solo, aiuto. Infatti... No paura, no paura, no paura, let me cook. Vai Alex. Erano chiusi nell'angolo, li hai devastati, zi. Visto la Colette che stava sparando il fico. È tornata l'ombra, ma non è tornata Colette. Mi ha spaccato sta cosa. È diventato un bot, Meg. Ha quittato. Ah, she rage quit, bro. What the hell? Questo è l'effetto... Giocare contro Lollo e Alex e Laura. Esatto, il trio. Vabbè, possono spinnare e fare dislike quanto vogliono, ma non siamo noi quelli che hanno perso 8 coppe. Let's go, Ski. Ok. Grande Laura. Vai, perfetto. Top. Vabbè, Edgar, capito. Me lo siamo curati. Pigliala, 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 passa su. Let's go, 8-2. Ok, vai, due game e ci siamo. Eccolo qua, è tornato proprio lui. Il nostro migliore amico Frank. Quello qui, mica poteva mancare, no?
Doomshot. Godo, Franklin si è bloccato l'attacco. Non ci posso credere. Ha fatto Laura. Bro, quel Mortis... Sì, Mortis, ciao. Quel Frank l'abbiamo slowato 100 volte, tipo. GG. Tu hai tirato la ulti, la torretta con il gadget. Full sintonia. Vai, ho fatto anche le 72.800. Questo è il game. Let's go, Ski. Peccato. Allora vai. Sto spammando gadget a Gogo, tanto poi non li uso mai. Pare. Bro sta spinnando. L'altro bro sta spinnando pure lui. Forse si sono resi conto che sono contro di noi. Dai. Quel Mortis ha fatto un bel devasto. Aveva la bomba, vero? Ti piacerebbe Mortis. Ok. 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 Il pin. Ok, a posto. GG. Anche Maestria Argento 3. Non si poteva chiudere meglio questo push. Devastati degli italiani. 72.800. Spike 900. E Argento 3. Let's go. Quanti 900 abbiamo fatto oggi? Vero. Cucinata, ragazzi. 72.800 coppe. Non ci si ferma un attimo, cacchio. Abbiamo dato un distacco di 3k al cammino dei trofei. Poi glielo spieghiamo come cacchio si fa il cammino dei trofei ad andare così forte. Top 500, top 596, si gode ragazzi, progressi incredibili. Lacustri, io vi ringrazio tantissimo della visione, come al solito se volete stare ancora in mia compagnia io vi lascio quei due video e noi ci vediamo al prossimo. E ricordati che ti osservo sempre.